Buonasera a tutti e benvenuti. L'appuntamento di questa sera di Accademia Noir, riguarda parole ed immagini. Sono con noi Erika Arosio, e Tiziana Prina. Il titolo è Nuove donne, nuovo cinema, le donne nei film. I film che andremo stasera a parlare con queste nostre due ospiti sono La Bugiarda, Madre Parallela, Titane e L'Arminuta. Soprattutto riguarderà una cosa molto particolare che riguarderà il film appunto La Bugiarda. Buonasera e Ciao, benvenute. Laura, Ciao, ciao, grazie. ciao, Ciao, ciao ciao. Erika, che non ti sentiamo, forse hai il microfono chiuso, ma poi sistemeremo tutto dopo. Allora, Erika Arosio è laureata in filosofia, è una giornalista, una scrittrice e una critico cinematografico. Noi ci siamo conosciute nel 2018 quando Erika è venuta e abbiamo lavorato su questo libro della Tea Edizioni CinemaScope, in cui ci sono i suoi due investigatori, Greta e Marlon. Però Erika è uscita anche con degli altri libri per la casa editrice Frilli, che vi presento. Sono Delitti all'ombra dell'ultimo sole, eccolo qui si vede, e La lista di Adele. Una critica cinematografica molto preparata, segue sempre tutti i film in uscita, film vecchi, film nuovi, e questa sera davvero ci parlerà di queste figure femminili all'interno di questi film che sono usciti da poco. Invece Tiziana Prina è la fondatrice di una casa editrice molto particolare, Edizioni Le Assassine. Tiziana ha scelto di pubblicare solo romanzi gialli, thriller nel genere appunto del noir, di scrittrici donne in cui le donne sono nel bene e nel male al centro della vicenda, talvolta vittime e talaltra vessatrici. Per cui andremo a vedere e quindi a parlare di questo libro, La Bugiarda, che lei ha pubblicato ma anche tradotto, da cui poi è stato estratto, da cui è stato poi prodotto il film La Bastarda, che è appunto il Padrina. film La Padrina, scusa il contrario, La Padrina, scusa. Ma è un libro che ha avuto mille, se, siccome è un libro che ha avuto molto successo in giro per il mondo, è stato, il titolo è La Daron, in tedesco è Die Alte, in America The Good Mother, in Portogallo Mamma Weed, quindi è giusto che ci sia anche un altro titolo Bene, per ricordarlo, per non ricordare. c'è solo uno. Quindi è una scelta molto particolare quella di Tiziana di aver appunto fondato questa casa editrice e quindi lei si gira un po' in tutto il mondo, nelle varie fiere, diciamo, internazionali per portare a casa dei libri particolari con delle storie di donne interessanti. Come abbiamo detto prima, vittime o vessatrici alcune volte, e soprattutto anche per farci scoprire delle scritture e dei luoghi molto diversi e forse anche un po' lontani da quelle che sono le nostre letture abituali. Con i suoi libri ha preso parecchie menzioni al Festival Giallo Garda proprio per questa bellissima particolarità e unicità di quelle che sono proprio le storie, la narrazione e anche con le traduzioni fatte in modo veramente, veramente preciso e puntuale. Io direi che mi fermerei qui, lascerei la parola a voi e alle immagini che accompagneranno appunto questa serata. Posso sempre intervenire e chiedo a tutti appunto di tenere per il momento chiusi i microfoni e di porre le domande all'interno della chat e poi al termine della presentazione sia Erika che Tiziana risponderanno alle vostre richieste. Buon ascolto a tutti. Grazie. Mi si sente o non mi si sente? Benissimo, ti sentiamo Forte e chiaro. benissimo. Ah, ecco, bene. Allora, comincio io. Capisco benissimo perché Tiziana abbia voluto impossessarsi e pubblicare questo libro in Italia, perché è un libro bellissimo, molto
divertente e fortissimo. E da questo libro è stato tratto un film che è altrettanto forte, particolare, ed è un vero peccato che sia uscito in questo nostro autunno sciagurato, in cui al cinema ci andavano veramente pochissime persone. Quello che a me è piaciuto di più del libro e del film è che questa eroina, che è Isabelle Huppert sullo schermo, sia una donna così totalmente libera, anarchica, e che non segua per niente il politicamente corretto. Io sono una nemica feroce del politicamente corretto, perché trovo che stia veramente facendo dei danni spaventosi sulla creatività, perché ormai non conta più così tanto la censura quanto l'autocensura, che non si osa più mettere in scena niente senza prima aver pensato: ma questo poi mi porterà degli attacchi, ci sarà qualcuno che mi può attaccare. E pazienza, ti attaccheranno, ma non c'è niente di più libero della libertà, per l'appunto, e non c'è niente che faccia meglio alla creatività. Allora, la copertina del libro è abbastanza divertente, perché è assolutamente identica anche a quello che è il film. Cioè, Isabelle Huppert nel film, qua dicono, nel libro si dice che è l'autrice che si è fatta fotografare in questo modo. A me sembra Huppert, però non voglio stare a polemizzare su questa cosa. Comunque, diciamo che tutte e tre questi personaggi, sia il personaggio letterario che l'autrice del libro, che Isabelle Huppert nel film, condividono appunto questo modo di fare totalmente libero. La storia la racconto io, e siamo a Parigi, il quartiere di Belleville, c'è questa donna che è franco-algerina, perché il padre è algerino, la madre è francese, e che ha avuto una vita molto particolare, perché ha avuto questa vita da bambina ricchissima in mezzo al lusso, però un lusso che derivava da attività criminali dei suoi genitori, che però le svolgevano in maniera assolutamente disincantata e disinvolta. Non ci sono sensi di colpa in tutto il libro, e questa nostra eroina ha una morale tutta sua. A un certo punto questa ricchezza familiare va a scemare, perché viene gestita in maniera troppo brillante, e l'unico lavoro che lei si trova è quello di fare la traduttrice dall'arabo al francese per la polizia. E a un certo punto, durante queste intercettazioni, succede qualche cosa che fa sì che questa donna, parallelamente alla sua attività di traduttrice, apra anche un'attività criminale, molto sui generis. Il romanzo e il film mettono assieme quella che è la realtà francese di oggi, dove ci sono moltissimi immigrati che non sono più neanche immigrati, perché diventano più francesi dei francesi quasi, perché troviamo degli arabi, degli africani, delle cinesi. Lei abita in questo condominio dove ci sono soltanto delle cinesi, e lei si muove con una libertà totale in mezzo a questi gruppi, senza aver paura di dire quelle che potrebbero essere delle banalità anche, che però non si possono più dire, tipo che in tutti i gruppi ci sono dei personaggi per bene, dei personaggi che invece sono degli sciagurati, che ci sono degli intelligenti e delle persone assolutamente stupide. Il libro è brillantissimo, ed è brillantissimo anche il film. Io ho un amore particolare per Isabelle Huppert, perché a parte tutta la sua carriera degli inizi, ce la ricordiamo nella Merlettaia, che è stato uno di quei film che noi da ragazze amavamo molto, perché dava queste immagini femminili così attente, così precise, e ha fatto tantissimi film con Chabrol, ne ha fatti moltissimi, sempre donna forte, piccolina, minuta, ma sempre interpretato delle donne forti. Negli ultimi anni della sua carriera, diciamo negli ultimi 10 anni, a parte il teatro, perché è molto presente anche sul teatro, ha scelto dei personaggi femminili quasi tutti al limite, perché è stata una donna masochista, durissima nella Pianista, una madre incestuosa in Mamère, una escort di lusso in Eva,
Un altro film durissimo che ha fatto è stato Happy End. In Elle di Verhoeven era una donna che subiva una violenza e trovava un modo di vendicarsi assolutamente sopra le righe. E quindi per questo film, per questa donna così particolare, con questo passato e che diventa anche poi una spacciatrice che entra nel mondo della droga, cioè appunto la padrina, come dice il titolo del film, cioè sembra veramente scritto su di lei quasi, leggendo il romanzo e vedendo il film c'è proprio un'identità, anche se poi la donna del romanzo non è... È più brutta di come era il Per, è una donna più vecchia, viene raccontata come più vecchia, come più stanca, con questi capelli bianchi, appesantita nel corpo, ma in realtà tutte le sottigliezze che ci sono nel romanzo vengono portate perfettamente sullo schermo. Quindi anche tutto quello che un regista neanche particolarmente da noi, a noi non dice assolutamente niente, perché si chiama Jean-Paul Salomé, per noi è un regista sconosciuto, ha fatto un Arsenio Lupin, ha fatto altre cose, ma niente che rimanga nella memoria di noi pubblico italiano. Ma ha fatto un bellissimo lavoro rispetto a questo libro, perché tutto quello che anche non arriva sullo schermo come azioni, arriva però per la complessità dei personaggi. Quindi non c'è neanche una riga di questo romanzo che sia stata trascurata nella trasposizione. Quando si scrivono i romanzi o si fanno le sceneggiature, si dice a un certo punto che se c'è il protagonista che va al bar e ordina qualcosa e tu regista, tu sceneggiatore, tu autore, che stai dicendo, ti fermi e dici che cosa ordina e non sai che cosa ordina, vuol dire che stai sbagliando qualche cosa, perché deve essere immediato per te dire il tuo protagonista, visto che te lo sei costruito, che cosa ordina quando va al bar. Ecco, questo tipo di lavoro completezza e di profondità dei personaggi nel film appare sempre in ogni inquadratura, proprio perché il libro è così ricco e così preciso. E quindi è stata proprio una trasposizione, secondo me, meravigliosa, che speriamo in qualche modo riesca ancora a girare questo film, perché davvero ha avuto purtroppo un'uscita nelle sale davvero troppo breve, perché poi oltretutto è anche un film estremamente divertente, molto vivace, ma ahimè la situazione del cinema negli ultimi mesi per colpa di questa terrificante pandemia, insomma, ci metteremo un po' a riprendere, anche se di bei film ce ne sono e ne stanno anche uscendo. Io non vorrei monopolizzare tutto, quindi lascerei adesso la parola un po' anche a Tiziana, ne vorrei anche sapere di più del lavoro che fa per la casa editrice, come riesce a scovare anche dei romanzi con al centro, dei romanzi di genere, perché lei lavora soprattutto sul genere, con al centro delle figure femminili, perché le donne tuttora sono ancora non così centrali, soprattutto nel cinema di genere. Vi interrompo solo un attimo prima di passare la parola a Tiziana, perché ho una notizia che interesserà soprattutto gli abitanti qui del lago, i nostri vicini di casa, perché il giorno 30 marzo, quindi avviso anche Erika, la padrina andrà in onda per noi, quindi prima ci sarà una presentazione del libro al piccolo cinema di Vestone, che è a pochi chilometri da Poignago, insomma verso l'inizio della Valle Sabbia, dove Nicola Carnioni gestisce con tanto amore questi piccoli cinema di provincia, uno dei piccoli cinema di provincia, e nel calendario siamo riusciti mettere appunto la padrina, e se ci sarà un piacere Tiziana oppure inventeremo qualche cosa, comunque parleremo prima del libro e poi ci godremo questo film, per cui il 30 marzo Giallo Garda sarà proprio davvero in sala con questo film, e questa è una notizia che possiamo già dare con sicurezza, perché è già stato inserito nel calendario. Lascio la parola a Tiziana.
Beh, allora, questo libro l'ho trovato perché leggendo una rubrica della Süddeutsche Zeitung che io seguo sempre con interesse perché questo recensore, blogger, trova sempre delle chicche, avevo visto questo riassunto del libro che sì, in tedesco è Die Alte, la vecchia. E mi aveva incuriosito, per cui allora poi sono andata a cercarmi l'edizione francese, ho letto l'edizione francese, mi sono strainnamorata di questo libro, proprio come diceva Erika, perché dice delle grandi verità dietro quest'aria, come dire, questa penna intinta nel curaro, perché è veramente cattiva in alcune sue esternazioni, ma se uno scava dietro questo, diciamo, questo aspetto molto a volte aggressivo su certi temi, va nel profondo e dice delle grandi verità. Quindi mi è piaciuto moltissimo. Questo libro è pubblicato da una casa editrice che si chiama Métayer. E che all'inizio, insomma, queste edizioni assassine, questa piccola casa editrice, eccetera, poi e non voleva tanto darmelo. Poi finalmente sono passati dei mesi, si è fatto vivo Le Seuil, che è una casa editrice francese che io amo molto perché ha pubblicato cose bellissime, e sono state loro a offrirmelo, e quindi non ho, cioè, proprio ero strafelice di questa possibilità. Erika diceva che assomiglia a Lupin. Noi l'abbiamo un po' rimaneggiata perché non volevamo proprio fare come l'originale, però nell'originale c'è proprio Anne Lorcaire, che è tra l'altro un avvocato penalista e quindi sa bene di quello che parla quando, per esempio, parla degli immigrati di seconda e terza generazione che vivono magari spacciando perché non sono, cioè, la grande bugia francese, dice lei, questo è uno di questi spacciatori, diciamo, e lei è travestita appunto da Ron, da padrina, da donna di potere orientale. Stavo dicendo appunto della grande bugia francese che parla di integrazione, poi in realtà non integra, e infatti uno di questi piccoli spacciatori che aveva un curriculum impeccabile, aveva studiato come meccanico, poi non essendo rifiutato da tutti, si dà d'altro. E poi c'è la storia della madre che non è più autosufficiente, che viene messa in una casa di riposo, e lei, per poter mantenere la madre, si svena perché lei fa la traduttrice e non ha assicurazione sociale, non ha sicurezza per il futuro, e quindi è da lì che, come dire, comincia a concepire in maniera diversa quello che sente durante le intercettazioni. E il libro, cioè, potremmo definirla una commedia poliziesca, che unisce leggerezza, ironia, ma come diceva prima, dice anche delle grandi verità, e a volte, proprio perché c'è questo politicamente corretto, si rimane alla superficie delle cose, ci si adatta ad un linguaggio, come dire, nella zona comfort per non urtare gli altri, e non si arriva mai a dire certe verità. E questo è il motivo forse per cui mi è piaciuto molto La Bugiarda o La Daronna. No, perché poi ad esempio c'è a un certo punto c'è una frase nel libro che dice: la meritocrazia scolastica, oppio del popolo in un paese dove nessuno viene più assunto, figuriamoci un arabo. Quindi è molto sempre molto dura con tutto, però è come se dicesse il re è nudo, no? Cioè vede quelle verità che non abbiamo il coraggio di dire, perché dice, sta qui in un altro punto, sempre dove ci sono moltissimi passi del libro dove parlano del rapporto fra i francesi, gli immigrati fra di loro, eccetera. Qua mette
ho usato la parola fuggire perché, contrariamente alla borghesia paternalistica di sinistra, quindi frecciata, non avevo mai avuto bisogno di consacrare il mio tempo a quei bravi arabi per sentirmi viva. Come per tutti gli altri, c'è di tutto tra loro, tipi rispettosi e figli di puttana, gente progressista e abitanti di villaggi dalla mentalità arcaica, tipi persi e isolati, ma anche villaggi interi che mandano compatti i loro giovani per commettere crimini e riportare i soldi al paese, di tutto. E quindi il film è molto fedele a questo sguardo così indifferente rispetto alle critiche che ti possono arrivare dagli altri. E quindi quello che c'è, lo spirito, il carattere di questa donna incredibile, che sembra incredibile che riesca a fare tutto quello che fa, dipende da una forza femminile che va al di là di tutto, cioè è veramente un bellissimo personaggio. Ma io ho letto poi anche le critiche che ha avuto Isabelle Huppert, perché ovviamente un certo mondo l'ha molto criticata sulla scelta di questo personaggio, che appunto, come stavamo dicendo, è politicamente scorretto, perché lei tutto sommato, per esempio quando parla dell'Islam, un po' sfotte questi ragazzotti che non hanno una cultura profonda a differenza sua, e quindi mescolano delle cose per sentito dire di Maometto assieme al rapper, e quindi lei se ne fa un po' gioco, cioè fa vedere la superficialità di certi atteggiamenti, e questo non è sempre, come dire, quando si parla di politicamente corretto, non è sempre accettato. Per certi versi è anche profondamente francese il libro e il film, perché noi italiani, non avendo avuto il passato coloniale che hanno avuto i francesi, abbiamo molta meno dimestichezza con tutta questa, con il rapporto con tutto il resto del mondo, mentre invece nei francesi rimane questa vicinanza e questa distanza anche, questa voglia di capire chi sono e questo senso di superiorità al tempo stesso. E lei, avendo nel sangue sia francese che magrebino, vive tutte le contraddizioni possibili. Quindi io credo che i francesi possano apprezzare questo film molto di più di come possiamo capirlo noi. Però è veramente interessante, perché poi il mondo diventerà tutto così prima o poi. Certo. Quindi, visto che ci sarà questo film il 30 di marzo, secondo me bisogna assolutamente andarlo a vedere. E io ammiro profondamente, l'avevo già detto prima, questo coraggio della Huppert, che a passati 50 anni ha detto: faccio un film soltanto se mi dà delle emozioni, se posso sperimentare nuove strade. Perché appunto questi che ha fatto, tutti sono stati molto criticati, da quello di Verhoeven, dove c'era il discorso sulla violenza sessuale, anche questo affrontato in una maniera dove non c'entrava niente nel compatimento, nel pietismo, nel vittimismo, ma era tutta un'altra cosa. E nella Pianista lo stesso, metteva in gioco il desiderio femminile mescolandolo col masochismo e con lei viveva in casa con la madre, la protagonista, e quindi questo rapporto fra donne, che anche quello era molto devastante. Quindi insomma, se c'è un'attrice francese, ma le attrici francesi, anche Catherine Deneuve, anche lei è arrivata negli ultimi anni di carriera, anche lei sperimenta di tutto. Apprezzo molto queste attrici che arrivate a un'età dove possono permettersi di tutto, se lo permettono per davvero. Invece le americane stanno percorrendo un'altra strada, stanno diventando tutte produttrici. Non so, sono proprio dei modi diversi di vedere il cinema. Quindi le francesi più intimiste lavorano su loro stesse, scarnificandosi, e le americane intraprendono la strada del più maschile, del fare il manager e del prodursi.
Comunque questa protagonista è una donna forte perché diciamo che dopo l'infanzia felice è molto ben descritta nel libro, perché nel film si intuisce, ma c'è una parte iniziale, ovviamente nel film non si vede, dove si capiscono bene le sue due radici, da pied-noir, cioè dal padre che veniva appunto dall'Algeria, e della madre di origine ebrea che era stata in un campo di concentramento, e c'è questo melting pot, questo miscuglio. E lei, appunto, abituata a una vita piena di agi, poi si ritrova a dover badare alle due figlie che sono adolescenti, cioè che hanno già cominciato a lavorare, ma lei, per esempio, non capisce bene le considera delle operaie della cultura, perché anche loro guadagnano poco e quindi hanno bisogno dell'intervento materno per vivere. E poi la madre che è in una casa in un ricovero per anziani non autosufficienti e che quindi le costa parecchio. Però lei riesce a sbrigarsela e quindi ancora una volta dimostra carattere e capacità di uscire da una situazione difficile. Ed è molto carino anche l'incontro con la cinese, secondo me. Prima Roberto ha fatto vedere loro due sedute su una panchina, perché della cinese non viene fuori il lato sentimentale, viene fuori proprio il lato, come dire, la capacità commerciale, ma in maniera veramente deliziosa. E anche tutte queste cose che non vengono esplicitate nel film, ma ne fanno il tessuto con degli oggetti di scena, delle foto, eccetera. Quindi non è stato proprio buttato via niente del libro per il film. Comunque, ritornando al melting pot, noi siamo ancora cioè proprio alle origini, e quindi abbiamo dei sentimenti, come dire, loro avranno odio, amore nei confronti degli immigrati che ormai sono di terza, quarta generazione, però c'è anche una maggiore capacità di integrarsi, mentre da noi stiamo ancora pigliando le misure, e quindi a volte questo politically correct è perché non si sa bene ancora che misure prendere, mentre da loro c'è più, come dire, più capacità di dialogo, e questo lo vediamo anche nonostante tutto, anche in Inghilterra e in altri paesi, cioè in questo noi siamo ancora molto arretrati, ecco. E quindi potremmo imparare dal resto del mondo, che ogni tanto può anche servire. Io vorrei passare a un altro film. Tu Titan l'hai visto? No, ho visto l'altro, quello di Almodovar, quello non l'ho visto. Allora facciamo Madres Paralelas. Qui abbiamo due donne, ma un uomo come regista, però è un uomo come Almodovar, che ha sempre dimostrato una capacità di avvicinarsi e di mettere in scena l'animo femminile che è veramente incredibile. Qui abbiamo Penelope Cruz. La storia è queste madri parallele, chi sono? Sono queste due donne. Una è Penelope Cruz, che è una fotografa indipendente sui 40 anni, che si fa la sua vita, una donna vincente. L'altra è una ragazza giovanissima di 17 anni, che quindi non ha nulla della sicurezza che può avere una donna come Penelope Cruz. Queste due donne si trovano in ospedale, tutte e due partoriscono nello stesso momento, ma mentre la gravidanza di Penelope Cruz è nata da una storia d'amore, che però non prevedeva minimamente questo, perché era un uomo che era un po' di passaggio, sebbene fosse un'avventura di quelle felici di cui non ci si pente, la gravidanza dell'altra ragazza è molto più complicata, perché è stata nata da una brutta storia, una sorta di violenza di gruppo. E tutto il film si svolge sul rapporto tra queste due donne. Nascono i bambini e succede qualche cosa che non vogliamo raccontare, perché insomma il film
bisogna vederlo. Io sono sempre in molto, sto sempre molto attenta, perché ho sempre paura di rovinare la sorpresa. Credo che i film vada bene discuterne dopo, ma prima bisognerebbe saperne molto poco. Però diciamo che tutto quello che è ci sono queste figure femminili che sono al centro del film. Gli uomini, che ci sono stati per tutte e due, perché le donne sono incinta, ma rimangono assolutamente marginali, assolutamente non essenziali, totalmente figure di passaggio, deboli alla fin fine, e come sempre c'è Almodóvar che riesce a fare affiorare questa forza femminile in un modo incredibile, che è una forza femminile che affiora, che non ha paura di scontrarsi con le altre donne, perché ci sono sempre dei conflitti anche nei film di Almodóvar. Sempre tornando al politicamente corretto, non è che bisogna per forza che tutte le cose funzionino. Va benissimo avere dei contrasti, purché questi contrasti non creino delle disuguaglianze, cioè il contrasto fa crescere, la discussione fa crescere, ed è quello che succede nel film di Almodóvar, che in più ha anche una cosa che a me è piaciuta molto. Mi sono sempre piaciuti moltissimo i colori nei film di Almodóvar, e qui lui ritorna a questa messa in scena così vivace, così colorata, con tutta questi migliaia di oggetti particolarissimi che compongono la scenografia, e ti viene sempre da pensare che stia girando in casa in cui ha vissuto lui, che abbia scelto davvero ogni minimo particolare per riempire questo schermo. E poi non so, c'è un'altra cosa, per esempio, nel film: a un certo punto c'è Penelope Cruz che fa appunto la fotografa, che fa questa copertina per un transessuale. E questa cosa viene inserita nel film senza che ci sia bisogno né di introdurla né di commentarla dopo. Ed è un modo che io ho trovato molto bello da parte di Almodóvar per dire: beh, c'è anche questo, e semplicemente lo dà come dato di fatto, messo senza bisogno di appesantirlo in nessun modo, senza nessun moralismo e senza nessun bisogno di rivendicazione. E c'è questa naturalità nelle relazioni a cui però non viene mai tolta nessuna complessità. A te il film è piaciuto? Molto, e mi è piaciuto anche, non posso dire la fine, però mi è piaciuto il modo di affrontare il problema dopo, diciamo, il momento di crisi, di grosso scontro. Come poi si è sciolto questo scontro, l'ho trovato molto umano, molto pregnante, non so, a me è piaciuto molto, sì. E anche con l'altra cosa bella del film è che ci sia l'analisi del passato e il confrontarsi con la memoria, l'importanza della memoria, che fa sempre parte della complessità di quello che sono le persone, uomini o donne che siano, che non stanno vivendo semplicemente quel presente limitato, ma hanno alle spalle un passato che non è soltanto il loro, ma è anche il passato di tutta quella che è la loro famiglia, i loro antenati. E il film riesce a mettere assieme questi momenti del futuro, perché ci sono questi bambini che nascono, con quello che è il peso e il bisogno di fare i conti col passato. Quindi un film rotondo alla fine, in cui trovo che Almodóvar abbia fatto veramente un bellissimo lavoro. Anche queste radici dove ritornano, cioè c'è la storia in cui loro sono, come dire, due madri con i problemi, con questa situazione conflittuale, e poi questo ritorno pacificante nel piccolo posto dove tutto si scioglie in fondo, cioè il finale. E poi Almodóvar è un grandissimo narratore, bisogna riconoscerlo, quindi aspettiamo i suoi prossimi film e speriamo che escano in un momento meno difficile. Passo ad un altro film.
No, ti interrompo perché noi lo vedremo sempre nel nostro piccolo cinema di Vestone il 23 febbraio, quindi mercoledì prossimo saremo tutti seduti in platea a vedere questo film di cui voi ci avete parlato stasera. Vedi, siamo riusciti un po' anche noi a entrare nel cartellone del cinema. Grazie anche ai vostri consigli. Allora posso passare. Allora vi tengo fermi anche io un secondo per un'osservazione di Valerio che riguarda il film precedente, ma la vorrei svolgere adesso prima che andiamo troppo avanti, e confermava appunto che a volte il coraggio di pochi produce risultati che fanno riflettere molti altri e che hanno una testa propria per farlo. Nonostante le critiche che hanno fatto al primo film francese, mi sembra di capire che resta una produzione che solleva qualche domanda e che richiederebbe riflessioni e/o soluzioni politiche. Ah, Quindi poi la d'accordo, conferma. sì. Sviluppiamo questa cosa, poi proseguiamo. Sì, è un film che diciamo sta molto ai margini di quella che è la morale corrente. Cioè la nostra protagonista, la padrina, è una che ha una morale tutta sua, che quindi si scontra con quelle che sono le leggi, anche se poi riesce a mettere a posto le pedine in maniera che potrei definire presentabile. Se però volessimo metterla alla sbarra e processarla, non è detto che ne uscirebbe proprio innocente. Ecco, forse non le darebbero neanche la libertà provvisoria, mettiamola così. Però adesso ritornando su un attimo sulla padrina, quando lei fa delle osservazioni molto giuste, per esempio sugli immigrati che sono le immigrate, che sono le prime che puliscono il bebè perché sono le babysitter e le badanti degli anziani di cui si occupano sempre della pulizia. E quindi lei dice sono le immigrate che vedono dal bambino alla persona anziana e si occupano di pulire il culo, cioè detto in parole molto schiette. E lei fa queste osservazioni molto, molto crude, ma molto vere, insomma, per cui servono, sono utili al sistema, ma nello stesso tempo non sono Non integrate. le vedete, non le guardate neanche in faccia e ignorate che abbiano questo ruolo così importante per le nostre vite. Esatto, ma questo anche possiamo dire che anche nella nostra società succede così questo, perché hanno un ruolo ben preciso. E anche sull'immigrazione, cioè la grande bugia dell'immigrazione, per cui tu sei bravo, tu segui il percorso di studi, ti prendi un diploma, però poi non c'è posto per te, come non c'è posto neanche per i giovani francesi, che l'hai letto prima il pezzetto, no? Quindi. Ecco, dopodiché, personalmente non mi sento di giustificare il fatto che la signora spacci 2 tonnellate di hashish. Questo. Diciamo che questo è un po' un punto estremo della narrazione, mettiamola così. Mettiamola Quindi, così. sì, però il cinema è il cinema, no? Si diceva che il cinema è come la vita senza le parti noiose, per cui in un film si concentrano tante cose che poi nella vita sono più dilatate e che per carità potremmo stare qui per ore e ore a discuterne. Così come potremmo discutere tantissimo del film che ha vinto il Festival di Cannes, questo Titan, vinto con grande scandalo da parte del nostro fantastico Nanni Moretti, che ha portato a Cannes 3 piani e quindi era indignato, ha fatto anche dei post così su Instagram. Perché? Perché dice: io ho portato un film rigoroso, con alle spalle un romanzo come si deve, un film onesto, e poi cosa va a vincere? La storia di questa donna che fa l'amore con una Cadillac, anzi che viene messa incinta da una Cadillac. È chiaro che siamo in un altro versante, siamo in un mondo di quelli che a te, Tiziana, sicuramente possono piacere, perché siamo nel mondo del gotico, del cinema di genere, della fantascienza, del cyborg. È chiaro che non è un film realista. Questa Messée Moretti ha alle spalle una cultura cinematografica fatta dai grandi padri del cinema,
con tutta probabilità questa regista, che è una donna, che si chiama Julia Ducournau, ha sicuramente nel suo bagaglio cose completamente diverse, ha i manga giapponesi, ha tantissimi fumetti, ha tantissime graphic novel, ha il cinema di Cronenberg, ha la fantascienza, ha Alien. Però c'è una cosa, dunque, trovo che per quanto riguarda sia la fantascienza che tutti il cinema di genere, quindi la fantascienza, l'horror, anche i gialli, ci sono delle donne all'interno sia come autrici che come eroine, eccetera, ma rimangono ancora molto generi maschili per gran parte. E qua invece c'è un, l'ho trovato un'esplosione, un qualche cosa di veramente nuovo questo film. Capisco che a Cannes sia stato premiato, perché è un po' è il futuro del cinema, è una cosa che non ci si aspetta. Ed è un film scioccante anche, perché tutta questa, cioè questa prima parte, è evidente che se tu vedi una donna che fa l'amore con una macchina, beh, insomma, non è una cosa normale, e chi, non siamo nell'ambito della realtà, siamo in un mondo di totale fantasia che però ha qualche cosa in comune con il nostro mondo, perché insomma noi ci rapportiamo in maniera così totale con le macchine ormai, siamo così ostaggio delle macchine e della tecnologia. Quindi anche se visivamente è qualcosa di lontanissimo, e anche come storia, perché avere questo pancione che dipende da una notte passata su una Cadillac, dobbiamo metterci dalla parte della regista per crederci, no? Quindi c'è questo inizio che è molto violento, ci sono lei, poi questa protagonista, era, cioè, un altro, l'inizio è molto divertente, perché c'è una bambina odiosa, antipaticissima, che continua a rompere le scatole in macchina col padre, quindi tu spettatore dici, madonna che palle, fosse mia figlia, diamole due sberle, è insopportabile. E in effetti questa bambina viene pulita, perché c'è un incidente, che è per colpa sua oltretutto, che la lascia sfigurata. Quindi lei ha questa placca di titanio, perché si è salvata grazie a questo intervento che le hanno fatto, ed è lei anche un po' cyborg, perché è umana, ma con una placca di titanio sulla testa che non nasconde ma esibisce. E quindi tutta la sua vita si svolge a metà fra l'umano e l'essere macchina. E quindi rimaniamo, diciamo, boh, adesso dove va a parare questa regista? Che cosa succede? E questa eroina è fortissima, è violenta, non si capisce neanche, poi ci sono degli uomini che la avvicinano e lei li ammazza. Quindi una cosa molto scioccante. A un certo punto c'è un incontro con qualche cosa che dà una virata melò al film, perché lei, travestendosi, perché sta scappando, perché ne ha combinati di tutti i colori, quindi si traveste da maschio, è anche tutto un totale rivoluzionamento sul genere, per cui uomo, donna, ragazzo, ragazza, amare gli uomini, le donne, le macchine, e viene tutto, è tutto un continuum dove può capitare qualunque cosa, incontra un uomo che è Vincent Lindon. Vincent Lindon è un capo pompiere che ha questi suoi ragazzi, normale, e che ha perso un figlio da piccolo, quando era piccolo, perché è stato rapito e non si sa dove sia finito, e a un certo punto si convince che questa ragazza, con la sua placca di metallo, sia suo figlio, in maniera del tutto irrazionale, perché è evidente che non è così, però inizia questo rapporto fra questi due rifiuti della società, fra questi due personaggi emarginati, ciascuno di loro due fa di tutto per essere forte, per cui c'è da una parte questa ragazza di cui già abbiamo detto che tratta il suo corpo come noi neanche potremmo immaginare di fare, che già io sto male se mi spezzo un'unghia, figuriamoci fare quello a cui si costringe lei, e dall'altra quest'uomo che è Vincent Lindon, devastato nell'intimo per questo figlio che non ha più ritrovato e che cerca di rimanere forte, che si massacra a modo suo perché continua a farsi iniezioni di steroidi, e fra questi due personaggi nasce una relazione che trascende completamente la prima parte del film
e che diventa una storia di amore filiale, paterno, fraterno, al di là dell'immaginabile, non si capisce, ma ci sta, il film finisce con una nascita, perché questo bambino, che è stato portato avanti da questo rapporto con la Cadillac, nasce. Ovviamente il film ha delle riprese che vanno da tutte le parti, non ci sono più delle inquadrature che possiamo aspettarci, perché anche le inquadrature sono a metà fra l'umano e il cyborg. Però questo film che ha avuto recensioni anche molto dure, perché effettivamente è qualcosa che non ci si aspetta, ha una sua poesia e un suo tentativo di mettere tutto assieme. Insomma, sicuramente c'è stato un'autenticità per arrivare a questa cosa. Poi la regista dice che tutto è nato da un sogno, dice lei, noi diciamo è nato da un incubo probabilmente, più che da un sogno. Però io personalmente capisco che Cannes abbia dato questo premio. Capisco anche che Moretti sia rimasto totalmente stravolto e abbia detto: questo va al di là delle mie capacità di comprensione, e sicuramente al Sacher questo film non l'avrà messo in scena, non sarà entrato nel cartellone, mentre invece probabilmente avrà messo in cartellone l'altro film di cui volevo parlare stasera, che è L'Arminuta, altro film che è uscito, anche questo, non so se l'avete messo nel vostro Cineforum, ma anche questo film è uscito in un periodo sfortunatissimo, è un altro film interessante, tratto dal romanzo omonimo di Donatella di Pierantonio, molto bello, portato sullo schermo da un regista sconosciuto e che ha fatto un grandissimo lavoro. Qui siamo su un altro versante ancora, siamo sul versante dell'amica geniale, l'atmosfera è un po' quella. Protagoniste sono due ragazzine, e anche questo ci rimanda all'amica geniale. C'è questa ragazzina che è l'Arminuta, sui 12 anni, che nella prima parte del film la vediamo in questa famiglia, anni 70, sulla costa abruzzese. Abbiamo questa bambina molto amata da questa famiglia, dove sembra che tutto vada benissimo, e a un certo punto non si capisce perché questa bambina viene portata sui monti, in un mondo completamente diverso, rurale, antico, con radici ancora nell'Ottocento. Arminuto vuol dire la restituita, e viene restituita in quella che era la sua vera famiglia. E questa ragazzina deve trovare una sua identità. Quindi tutto il film è su una ricerca di un'identità che viene costruita in condizioni estreme. Estreme anche qui abbiamo dei momenti che vanno al di là del politicamente corretto. Lei entra in questa nuova famiglia, ci sono quelli che sono i suoi veri fratelli, che però lei non aveva mai conosciuto, e loro pure non avevano mai visto prima questa ragazzina, e nasce un rapporto molto particolare, al limite dell'incestuoso, con uno di questi fratelli. E il tutto però viene raccontato all'interno di una crescita, quindi di una crescita possono far parte tantissime cose, tantissime situazioni, e è molto difficile poi stare a giudicare, e è anche difficile stare a capire, quindi difficile capire, difficile giustificare, ci si limita a raccontare, e questo fanno sia il libro della Donatella di Pierantonio sia il film, che ahimè davvero anche questo è passato molto sottotono, perché è inutile che stia a dirlo io, perché insomma negli ultimi tempi c'è stato questo strapotere delle piattaforme, dove oltretutto i film arrivano con una velocità che è disarmante ormai, anche preoccupante, perché ci sono alcune cose che davvero vale la pena guardare al cinema, non soltanto perché vedi il film sul grande schermo, ma anche perché è una visione silenziosa in una sala cinematografica con altre persone che stanno vedendo in quel momento e solo in quel momento quella pellicola, crea una comunità e una visione, una concentrazione
che sicuramente noi a casa non abbiamo mai, perché tutti noi quando guardiamo un film a casa ci alziamo, lo interrompiamo, parliamo con gli altri, mangiamo, magari ce lo vediamo a spezzoni in 2 o 3 giorni. È un'altra cosa, è veramente un'altra fruizione del cinema. Quindi io faccio questo appello davvero a tutti, perché si ritorni ancora non soltanto a vedere i film al cinema, ma ci si impossessi di nuovo di questo rito del cinema, che è un modo completamente differente per avvicinarsi a delle storie. E a casa non può essere così, non è mai così, anche se adesso abbiamo questi schermi giganti, vediamo i film benissimo, con delle definizioni che magari possono essere anche migliori di quelle che ha una copia rovinata di un... Io quando ero ragazza ho visto un sacco di film in copie rovinate, perché non c'erano le copie digitali perfette di adesso, quindi magari c'era l'Obraz che riusciva a recuperare la copia di un film che non si vedeva da tempo, ed era una copia tutta rovinata, ma noi eravamo emozionati, per noi era veramente un rito, e poi la meraviglia dopo di poter starne anche a parlare, non per il dibattito, quello famoso, no, il dibattito no, ma perché una visione concentrata di un film e il poterne parlare dopo è qualche cosa che ci nutre in maniera differente rispetto a un film che passa alla televisione. Io volevo dire ancora 2 o 3 cose su altri, dare dei suggerimenti per il Cineforum, visto che c'è questa ricchezza lì da voi. Sì, grazie. Sono, sì, degli altri film su donne, con delle donne protagoniste, che sono molto interessanti. Uno è After Love. Questo After Love è un film inglese che sta prendendo un sacco di premi, diretto da un regista pakistano. Protagonista è una donna, è un'attrice inglese che è sempre stata attrice comica. Come sia venuto in mente a questo ragazzo, perché ha 35 anni, questo anglo-pakistano, di prenderla per un film così drammatico, non lo so, ma è stato fantastico. Lei è una donna inglese che si è convertita alla religione musulmana, ha questo marito pakistano, con cui tutto sembra andare molto bene, lo vediamo nei primi 5 minuti del film. Lui lavora sui traghetti, è un capitano di questo traghetto che fa Dover-Calais. Nei primi 5 minuti abbiamo una situazione anche quasi un po' noiosa di questa coppia, dove tutto sembra andare bene. E quest'uomo muore, ha un infarto, ha un ictus, muore. E quindi questa donna si trova a fare i conti con un'assenza e mette a posto le cose del marito. Cosa scopre? Che quest'uomo ha un'altra donna. E da qui inizia il film. E tutte noi potremmo, cioè tu scopri che l'uomo che ami ha un'altra donna, ma lui è morto, quindi a lui non puoi più chiedere niente. Che cosa fai? Le strade sono tantissime, puoi non fare niente, puoi andarla a cercare, puoi ucciderla, puoi... E il film racconta appunto, dopo l'amore, che cosa succede? Magnifico. Magnifico, e questa donna è una protagonista di quelle di cui alla fine del film, all'inizio... La guardi e rimani quasi un po' perplessa su questa donna, ti sembra una donna vinta, perché si è convertita, perché è molto servizievole con quest'uomo. Alla fine del film le vuoi bene come se fosse una tua amica. Altro film, Quo Vadis Aida. Quo Vadis Aida racconta la storia dell'assedio del massacro di Srebrenica. Questa Aida fa la traduttrice per gli americani, per i caschi, per le forze di pace, ed racconta tutta la storia di una guerra in un modo emozionante, vero. È un'altra donna fortissima che viene raccontata in tutte le sue contraddizioni. Poi, per rilassarci un po', io direi che anche Diabolik vale la pena di vederlo, perché tanto è sbagliato secondo me Luca Marinelli, tanto è giusta la Miriam Leone come Eva Kant. E sembra che il disegnatore di Diabolik
si sia ispirato a Miriam Leone per fare Eva Kant. È fantastica. Si porta sulle spalle tutto il film, poi è un, quindi è, diciamo, Diabolic, ma titolo sbagliato. Eva doveva intitolarsi. E poi un altro regista che io amo molto, anche se soprattutto un attore, che è Mathieu Amalric, che è quello che ha fatto fa anche i cattivi in 007, ad esempio, ogni tanto fa dei film. Lui aveva già diretto La Camera Azzurra, tratto da Simenon, e quando decide di dirigere un film è perché ci crede per davvero. Allora, questo film che adesso sugli schermi è uscito da pochissimo è Serre Bois Fort, Abbracciami Forte, e racconta la storia di una donna che a un certo punto se ne va da casa, lascia il marito, lascia i due figli e se ne va. E non capiamo bene perché questa donna se ne vada, che cosa è successo a questa donna, perché se ne sta andando, che cosa stiamo vedendo. Stiamo assistendo a una storia vera, a un incubo, a un sogno. È una sua fantasia, è una sua elaborazione del lutto, è cinema. Questo, allora, secondo me, al di là dell'intensità emotiva di questo film, l'altra cosa per cui è veramente così interessante è che non poteva che essere raccontato con i mezzi del cinema questa storia. Perché né un libro né un'opera teatrale potevano, secondo me, trasmettere l'emozione che è riuscito a trasmettere Amalric con questa vicenda così poetica, così dolorosa. È un film molto doloroso, ma con questo personaggio femminile che si tiene tutto sulle spalle, e quindi anche questo io vi direi di metterlo nel vostro cineforum. Infine, altro film, se avete tempo fino a quest'estate, Scompartimento 6. Scompartimento 6, lo sai, lo conosci, Laura, vedo che annuisci, l'hai visto. Film russo che racconta la storia di questa ragazza finlandese che vuole andare a cercare dei graffiti che stanno in capo al mondo, in Siberia, al di là del circolo polare artico, e che anche lei è una donna che va incontro al suo destino, che si aspetta a volte delle cose belle, che ha paura che le accapitino cose brutte, e che però non rinuncia a quella che è la sua vita e i suoi obiettivi. E quindi si trova su questo scompartimento 6, in questo viaggio impossibile, sentiamo freddo anche noi, e durante questo viaggio, girato su un treno, molto, molto chiuso, molto claustrofobico, c'è quest'uomo che sta andando a lavorare in una miniera, lui deve fare un po' di soldi, all'inizio sono molto distanti, man mano durante questo viaggio, come succede nei migliori film, si incontrano, cioè boy meets girl, si diceva una volta nel cinema americano, no? Cioè, com'è questa storia? Un ragazzo incontra una ragazza, e qui abbiamo una ragazza che incontra un ragazzo e succederanno molte cose, soprattutto la loro interiorità, tante cose cambieranno, e come deve capitare nella vita bisogna imparare a incontrarsi, a capirsi, perché se tu riesci a capire, a incontrare anche chi è diverso da te, poi diventi magari migliore anche tu e scopri anche tu delle cose tue. Quindi tutti questi personaggi femminili, secondo me, sono raccontati veramente, sono donne volitive che vale la pena conoscere al cinema, meglio che in televisione. Potrei andare avanti, mi sono segnata anche degli altri film, però non so quale sia tutto il nostro tempo. Sì, siamo perfette, la nostra oretta è passata velocissima, davvero tutto interessante, abbiamo preso appunti, daremo un po' di suggerimenti anche a Nicola, benché lui sia sempre molto preparato e molto bravo, però ci sta. Volevo solo chiederti un'altra cosa, ma stai scrivendo o solo adesso ti dedichi? Io scrivo con Giorgio Maimone. Sì, esatto. Di solito. Allora, stiamo rivedendo
il nuovo libro di Grete Marlon che uscirà a aprile. Si intitola Macerie ed è la prima indagine di Grete Marlon, che sono i nostri investigatori, un avvocato penalista, Marlon è questo detective, il suo braccio destro. Questa è la loro prima avventura. Quindi si... prima di CinemaScope e prima di Jukebox, giusto? Prima di Vertigine anche. Anche di Vertigine. Nel 1950 si intitola Macerie. Si svolge in una Milano dove i segni della guerra sono ancora molto molto forti. È tutta al botto nudo e c'è una sorta di Jack lo squartatore che sta fuori tutte le prostitute. E quindi Grete e Marlon si trovano per motivi diversi a indagare su questa strage di lucciole, perché sia lei che lui conoscono alcune di queste giovani donne che vengono uccise, e quindi si incontreranno e cominceranno a indagare assieme per poi continuare. Quindi ad aprile ci sarà Macerie nelle librerie, quindi se... magari ci vediamo anche a Festival Garda. Direi proprio di sì. Esci con Frilli? No, usciamo con Murcia. Con te. Con Murcia? Ok, allora Giungla Gialla. È un editore milanese per una storia molto milanese. Con Frilli ho fatto Storie Liguri con un editore ligure. Quindi nella collana Giungla Gialla? Sì. Tiziana, invece dacci qualche novità, le tue due collane vintage. Allora, cosa esce adesso usciranno due vintage, uno di una scrittrice americana, Ruth Burr Sunburn, e si intitola Un colpevole in giuria, dei primi anni, si svolge intorno al periodo della depressione, della grande depressione e del proibizionismo, e la cosa divertente è che la distilleria clandestina è tenuta da italiani, e quindi è molto interessante vedere come eravamo visti, visto che prima parlavamo di immigrazione, come eravamo visti noi dagli americani. E poi ci sarà questo crime story, feuilleton, non so come definirlo, del 1909 di una giallista austriaca, Auguste Groner, che all'epoca nell'area germanica era più famosa di Conan Doyle. E quindi l'ispettore è un ispettore asburgico e si svolge, cioè quindi spazia attraverso Trieste, la Bosnia Erzegovina, la Vienna, l'Ungheria, eccetera. E niente, è un esperimento perché ci piaceva l'idea di scoprire un giallo austriaco che tra l'altro è scritto da questa Auguste Groner, a cui un'associazione di giallistiche tedesche che si chiama Mörderische Schwestern, cioè sorelle assassine, ogni tre anni dedicano un premio alla migliore giallista, sostengono la scrittura delle donne, loro sostengono la scrittura di genere, del genere giallo femminile, e ogni tre anni danno questo premio che si chiama Golden Auguste, perché è una statuetta dorata che con l'effigie di Auguste Groner, appunto a chi secondo loro rappresenta meglio il genere. Sorella Sassine non è male, eh? Sì, sì. E per invece Oltre Confine hai qualcosa di nuovo? Oltre Confine usciremo un po' più in là con una scrittrice coreana, e poi sulla scia di Unorthodox, che mi è piaciuto moltissimo, siamo andate a scovare con grande difficoltà, perché lei ha ricevuto delle minacce per questo libro, perché scoperchia un po' la comunità
ultra ortodossa newyorkese e fa vedere anche i lati oscuri di questa comunità. Per cui per molto tempo è stato molto difficile rintracciare, ho fatto veramente la detective per arrivare alla scrittrice e ad avere il contratto con lei. Queste sono le prossime uscite. E quindi sentite già da come descrive i suoi gioielli la nostra Tiziana, quanto passione, quanto amore c'è in queste due collane, che sono davvero veramente molto originali. Guarda, entusiasta proprio. Vero? Sì, sì, sì. Guarda, entusiasta, ci fai venire voglia di leggere tutto. Di leggere tutto, sì, sì, veramente. È un lavoro prezioso e che davvero i lettori attenti trovano in questa collana che è proprio curata nei minimi particolari, ma soprattutto ci porta in quei mondi e in quelle storie che ci aprono davvero il cuore, la mente, e ci riempiono anche di emozioni. Sono veramente dei libri unici e molto 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 troppo interessanti, carina, Laura, tutti. Grazie. No, li ho letti tutti, quindi posso affermare da lettrice che legge abbastanza, posso dire. Non so se Roberto ha qualche domanda in chat. C'era sempre da Valerio una conferma che guardare i film in televisione ci porta a perderci in troppe quantità di produzioni su una pletora di piattaforme. Quindi l'offerta è probabilmente troppo vasta e ci si perde e si comincia magari a guardare un film in un Netflix e poi aspetta, faccio pausa, vediamo cosa c'è su Amazon. E poi aspetta un attimo, magari su Sky trovo qualcos'altro e così ci si perde via. Io volevo aggiungere invece, per incentivare ad andare al cinema, che comunque anche nelle migliori case non si riescono a trovare i popcorn che si trovano nei multisala. Sì, sì, quindi... infatti, è vero. La macchinetta ecco. Dei popcorn è fantastica. Il nostro anche, le bomboniere. Sì, no, il nostro stesso, Nicola stesso, che ha questo cinema Vestone che diceva Laura, ha una macchinetta per fare i popcorn al momento, che vengono fuori delle cose, sono veramente preziosi quei popcorn, per cui merita di andare al suo cinema solo per quello. Ecco, invece vorrei fare io una domanda a Aldo, perché se ha voglia di fare un discorso con me, vorrei che mi raccontasse qualcosa di Diabolik, visto che lui ha scritto un racconto su Eva Kant e che lui la ama tantissimo. Dai Aldo, raccontici la tua impressione, sicuramente l'hai visto, ne sono certa, perché l'ho visto. Secondo me, come è appena uscito, tu eri già là in prima fila a vederti Diabolik. L'ho visto subito, la prima sera quando è uscito. E devo dire, mi rivolgo anche ad Erika, anch'io insomma sono un amante del cinema, io invece ho trovato che anche Marinelli fosse giusto nella parte, perché era molto difficile rendere quel Diabolik, e ho trovato che la fissità della maschera di Diabolik, con e senza maschera, Gianluca Marinelli sia stato molto bravo. Oltretutto mi hanno appena raccontato degli amici che stanno girando il sequel, il 2 e il 3, e non ci sarà Marinelli, purtroppo. Perché lui non è stato contento Non è stato contento, ha litigato e se n'è andato, e io sono molto dispiaciuto invece di questa cosa. Però insomma, a parte questa piccola cosa, volevo dire che io sono, parlo da, io ho 53 anni, e da 43 leggo Diabolik, per cui sono un fan di Diabolik dalla prima ora. Io ho trovato la ricostruzione perfetta, ho trovato un omaggio anche agli anni 60 dal punto di vista degli interni, dell'arredamento, della fotografia, e ho trovato tutta quella parte strepitosa. La Eva è meravigliosamente bella, per cui anche se alcuni hanno criticato la sua recitazione o non recitazione, io l'ho trovata comunque meravigliosa. Ginko è convincente, per cui insomma aspettiamo il secondo Diabolik. Non so ancora chi sia il protagonista, visto che non c'è più Marinelli. Per cui... La ricostruzione è meravigliosa, perché è un'opera filologica. Eh sì. A cercare anche tutti gli oggetti, le pettinature, è veramente un'operazione filologica, precisissimo.
cosa devo dirti? Io anch'io ho degli amici che mi hanno detto: guarda che sbagli, perché Marinelli era perfetto, giustissimo, perché deve essere, uno è sempre stato così freddo, così. Però, ad esempio, ti dico una cosa stupida, mi rendo conto da donna, ma il primo bacio che Marinelli dà alla Miriam Leone, ma non è possibile, cioè non può essere così glaciale. Ho capito che è diabolic, va benissimo, però cioè, erano più sensuali i baci dati sulla carta che non quello. Il bacio di Marinelli è stato lì che mi sono veramente staccato, ho detto no, questo Marinelli, va bene che devi essere freddo, ma un minimo di sensualità deve passare fra te e questa povera donna della Miriam Leone, che ha fatto di tutto per essere attaccata. Eh sì, ne ha fatte di ogni, come vediamo anche nel film. Però insomma, tutta la confezione è bellissima, cioè sono stati da quel punto di vista, anche tutta la storia, la moglie di Diabolik e tutto. Tu che sei un Elizabeth. Elizabeth. Esatto. È tutto giusto, è tutto perfettissimo. Infatti volevo dire, per chiudere un po' il cerchio, scusami, non ti ho interrotta, per chiudere un po' il cerchio, anche parlando di assassine, che le sorelle Giussani, Angela e Luciana, sarebbero state super orgogliose di questo Diabolik, visto che loro sono state le inventrici, ideatrici del genio del crimine, no? Per cui insomma, secondo me un applauso anche a queste due grandi donne, milanesi, borghesi, lombarde, che hanno inventato nel loro ufficetto in zona Cadorna Diabolik, e oggi compie 60 anni, ne stiamo ancora parlando, per cui evidentemente è stata una buona intuizione. E io sto leggendo anche alcune biografie su Angela e Luciana Giussani, e sono due personaggi assolutamente interessanti e unici. Sì, sono la grande Vi rubo solo un secondo per farvi approfittare. In chat trovate un link a Urbinoir dove c'è una recensione fatta da Urbinoir appunto su Diabolik. Intanto la riunione è in piedi, potete cliccare e tenervi da parte il collegamento, così ve la potete leggere con calma quando avremo chiuso tutto. Grazie ad Alessandra che ci ha piazzato. Scritto, a noi è piaciuto molto. Esatto. Giusto? Esatto. Alla fine. Sì. Bene. Per cui viva Diabolik. Sì, noi aspettiamo il secondo e il terzo. Assolutamente. E c'è su Hollywood Party, credo che ci sia qualcosa su Diabolik. Credo che abbiano fatto nei podcast di Radio 3. Quindi anche lì si possono trovare, perché c'è Steve Della Casa, che è un altro super appassionato, che sa tutto, tutti i segreti possibili e immaginabili. Beh, e per chiudere con un altro piccolo aneddoto, vabbè, io sto scrivendo un saggio su Diabolik, è per questo che so tutte queste cose, ho scoperto che Dino Buzzati, il grande scrittore bellunese, quando era stanco degli articoli, era stanco dei libri, era stanco di dipingere, diceva alla moglie alla sera: dai, passami un Diabolik che mi rilasso un po'. Per cui anche Dino Buzzati era un grande fan di Diabolik. No, meraviglia, perfetto, davvero. Quindi aspettiamo, ci vediamo tutto. Io adoro andare al cinema, per cui posso andare avanti anche fino a domani mattina, continuare a raccontarvi delle altre cose, ma non voglio esagerare. Se non ci sono altre domande, noi siamo nel nostro tempo perfetto. Di solito noi alle 21.30, 21.40 finiamo. Se Roberto mi dice che non c'è più nulla, io vi devo ringraziare. Ok, va bene. Ringrazio davvero Erika, ma tanto ci vediamo fra 15 giorni con il professor Bianchetti. E ringrazio Tiziana, e tanto ci teniamo sempre in contatto con i tuoi libri. Allora, andiamo al cinema.
e leggiamo anche sempre i nostri bei suggerimenti, quelli di Giallo Garda. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie naturalmente a Roberto che ha fatto come sempre grazie a tutti voi della nostra serata, grazie a voi che avete partecipato, ci vediamo martedì prossimo con Carlo Lucarelli per chi vuole essere con noi. Ciao, grazie, ciao, buonanotte. Grazie a tutti, buonanotte, interessante, ciao a tutti.